Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV online, pianetaoggitv.net da Venezia. Sono le 19 in questo momento. E benvenuti al nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Pronto in collegamento Skype da Pordenone abbiamo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, con un ospite molto interessante che poi andremo a conoscere. Prima di dare la linea ad Alviano, subito una notizia che merita di essere posta sotto i nostri riflettori. Ci spostiamo in Vaticano. Il presidente francese Macron in Vaticano, accompagnato dalla moglie, per un incontro con il Papa Francesco durato quasi un'ora. Al centro del colloquio, migrazioni, aiuti umanitari, cambiamento climatico e laicità. Il Papa: i governi devono aiutare i poveri. Nel pomeriggio alla Basilica di San Giovanni in Laterano gli è stato conferito il titolo di protocanonico, onorificenza che appartiene alla tradizione di concordia tra Francia e Vaticano, ha detto Macron, che auspica di lavorare insieme a servizio della pace e del bene comune. Ieri, incontro riservato sollecitato dal premier italiano tra Conte e Macron a Roma su Eurozona e migranti. Vediamo se ci abbiamo un ultimo. Rimaniamo in tema di migranti, abbiamo un'ultima ora lanciata dal televideo. Il ministro dei trasporti Toninelli annuncia sul social network Facebook un accordo con il ministro libico per fornire nuovi mezzi italiani alla Libia, delle motovedette che possono pattugliare il mare libico ed evitare la partenza di nuovi barconi carichi di migranti. Toninelli spiega che si tratta di un lavoro cominciato la scorsa settimana e che la nostra Guardia Costiera ha già individuato un certo numero di mezzi pronti da mandare in Libia. Ed ora veniamo alla nostra rassegna stampa della testata giornalistica di Venezia, pianetaoggitv.net. Dunque, a taglio primissimo, il richiamo alla programmazione di RST, Radio Science TV, e quindi potete seguire la diretta di tutti i programmi di Radio Science TV da Treviso. Poi abbiamo un articolo che è stato tratto dalla testata Antimafia 2000 All News di Palermo. Caso scorta in Groia, gli ambienti del Viminale e le denunce liquidate come falsità. L'ex PM, dichiarazioni offensive, pronto a denunciare chi lo sostiene, a cura della testata Antimafia 2000. Qui si riferisce ad Antonio Ingroia. Poi ancora Di Matteo e del bene, la politica torni a parlare di mafia, a cura di Aaron Pettinari. I due magistrati intervenuti a Milano alla conferenza di Wikimafia, dipende da noi. Qui dovremmo avere anche un filmato, potete quindi visionarlo tranquillamente. Andiamo a taglio medio della homepage Pianeta Oggi TV. L'attacco di Salvini, protezione a Salviano, vedremo se ha bisogno. L'autore di Gomorra risponde: è il ministro della malavita, a cura di Francesca Mondin. Poi ancora, 'ndrangheta stragista, Palmieri, servizi segreti dietro a progetto di destabilizzazione dello Stato, a cura di Aaron Pettinari. E poi ancora un altro articolo, tolta la scorta a Ingroia. Continua l'azione del governo del non cambiamento di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000. Anche qui all'interno potete visionare un filmato. Poi si prosegue a taglio medio-basso. Nel nome di Luciana Alpi, la promessa di non fermarsi, di Stefania Limiti e Antonella Beccaria. L'ultimo saluto ad una madre coraggio che se n'è andata senza la verità. E quindi in fondo abbiamo anche la notizia poi che avevamo dato della morte della madre di Ilaria Alpi. Infine, due
ultimi due articoli, o meglio, il primo è un filmato. Dunque, da Palermo, presentazione del libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a cura della testata Antimafia 2000 TV, sezione quindi televisione, antimafia2000.com per poter poi entrare all'interno. Noi l'abbiamo riportato anche su Pianeta Oggi TV e, come ricorderete, lo scorso 27 maggio presso l'atrio Paolo Borsellino della biblioteca Casa Professa è stato presentato in anteprima nazionale il libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per Antimafia 2000. Una pubblicazione in questi giorni disponibile in tutte le librerie ed anche nelle edicole siciliane. Antimafia 2000 TV, avvalendosi della collaborazione dell'agenzia di pubblicità e comunicazione Sidonia Production, specializzata nei settori delle produzioni video, ha voluto documentare l'evento, un vero e proprio docufilm con la regia di Luca Trovellesi Cesana, che racconta l'evento a cui, oltre all'autore, hanno partecipato l'attore e regista Piffe, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, che firma la prefazione del libro, il sindaco di Palermo Luca Orlando e gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati. E ricordo anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, un'esclusiva dove abbiamo appunto intervistato il PM Antonino Di Matteo. Ecco, intervista che poi la trovate praticamente ormai scesa in fondo pagina. Sono le 19:07. A questo punto io direi di dare la linea subito ad Adriano Appi per la presentazione del suo ospite. Si parlerà di cose molto interessanti, non vi annuncio niente, è una sorpresa. Linea quindi al Viano, prego. Grazie Massimo e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, questa sera siamo qui con Gianpietro Mondin, laureato in scienze forestali, con il quale già da alcune puntate abbiamo intrapreso un percorso utile a mettere in evidenza come ci siano tutt'oggi delle persone, anche singole persone, che dopo hanno la capacità di attirare attorno a sé altri e di creare qualche cosa di molto utile per l'uomo. In questo caso parliamo soprattutto nel campo naturale. Nelle scorse puntate abbiamo visto come il ritorno a delle culture passate abbia potuto ridare nuova vita a delle zone desertiche nell'area sahariana e lo stesso in alcune zone desertiche dell'India. E anche come alcuni popoli, le conoscenze profonde della natura di alcuni popoli dovrebbero essere prese da esempio dell'uomo, in esempio dell'uomo di oggi per cambiare il proprio approccio alla natura. Oggi invece, Massimo, gentili ascoltatori, noi vogliamo, desideriamo parlare di occasioni perse di persone che tanto hanno dato e avrebbero potuto, cioè che avrebbero potuto dare perché tanto hanno prodotto e che invece ci riferiamo soprattutto al secolo appena passato, al Novecento, in cui c'è stata questa grande esplosione industriale, sociale, ambientale e questa grande incidenza dell'essere umano sul pianeta Terra, e che invece ciò che hanno prodotto questi grandi personaggi non è stato per nulla utilizzato a favore dell'uomo, a favore dell'ambiente. Quindi parleremo di Victor Schauberger. Posso
possiamo affiancargli almeno due nomi a Victor Schauberger. Nikola Tesla, nel secolo passato, la grande mente dell'elettricità, le cui moltissime invenzioni sono rimaste nei cassetti del banchiere J.P. Morgan americano. E dopo potremmo parlare anche di uno scienziato italiano, Pierluigi Ighina, il quale lo stesso ha lasciato grandissime invenzioni che per lo più però non sono state raccolte dall'industria e dalla politica. Allora, Gian Pietro, parliamo di Victor Schauberger, che una cosa ha in comune con te: l'interesse per la natura. Tu hai studiato scienze forestali e lui ha lavorato nelle Alpi austriache come capo forestale per molti anni. Presentaci un poco la figura di questo straordinario genio austriaco della prima metà del Novecento. Certo. Un saluto a tutti intanto, e vorrei subito, prima di cominciare, ringraziare chi mi ha dato parecchie informazioni riguardo a Schauberger: l'associazione Salus Bellatrix di Vittorio Veneto, Giorgio Iacuzzo, che è stato il primo a scrivere su Nexus di Schauberger in Italia, e la nostra cara amica dottoressa Gullala Masimova, che mi ha mandato del materiale russo riguardo sempre a Schauberger. Questo è doveroso, perché senza di loro il materiale in Italia non ce n'è, pochissimo. Allora, Victor Schauberger nasce nel 1885 nell'Alta Austria, e pensa che la sua famiglia apparteneva da generazioni ai tecnici forestali. Il papà era un tecnico forestale, il nonno era un tecnico forestale, il bisnonno era un tecnico, cioè, praticamente questi sono vissuti, hanno vissuto nelle foreste, nel produrre legname, nel far crescere piante. Una curiosità, giusto per far capire il personaggio: il papà voleva che lui andasse all'università e lui si rifiutò, perché aveva visto i suoi fratelli tornare laureati, uno in medicina, uno in ingegneria, mi sembra, e ha detto loro hanno perso la capacità di osservazione che avevano prima. Scusa Gian Pietro, direi che proprio da quel poco che sono riuscito a ricavare, con il mondo accademico ha avuto diverse difficoltà Schauberger. Sì, purtroppo ne ha avute parecchie. Lui riusciva, ha avuto un grande accademico, era il luminare dell'idrologia in tutta Europa, Forchheimer, che dopo un primo così approccio un po' titubante da parte di tutti e due, ha capito al volo che aveva di fronte un genio. E lui gli disse anche: non preoccuparti, prima o dopo capiranno le tue idee, le tue intuizioni, e finalmente quando le capiranno il mondo cambierà. Cioè, proprio gli aveva una grossa stima nei confronti di Schauberger, e gli permise di scrivere nella sua rivista. Aveva una rivista scientifica e lui pubblicava tutti gli articoli di Schauberger. Ma ecco, scusate se vi interrompo. Alle 19:14 Alviano, però abbiamo una notizia molto importante, positiva, lo dico fin da adesso, fra rallegrare un po' tutti. Allora, abbiamo parlato prima nella rassegna stampa della mamma di Ilaria Alpi, e dunque c'è un lancio qui, vedo vi dico la fonte dal televideo. Dunque, Ilaria Alpi, il GIP dispone nuove indagini. Allora, brevemente, il GIP di Roma ha disposto nuove indagini in relazione all'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e del cameraman Miriam Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio. Respinta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma, il giudice ha concesso altri 180 giorni per la prosecuzione degli accertamenti. Nuovamente a te la linea, Albiano, su questa notizia ci ritorneremo in coda alla trasmissione. Prego.
Sì, grazie Massimo. E ritorno al concetto che aveva detto un attimo fa l'amico Gianpietro, per dire che questo grande accademico tedesco aveva detto che quando ti capiranno, Victor, il mondo cambierà, e noi siamo in attesa però allora che il mondo capisca. Purtroppo effettivamente nell'ambiente accademico era solo Forchheimer che stimava Schauberger. Pensa che una volta lui ha organizzato un incontro con tutti gli accademici di Vienna perché voleva presentare le teorie di Schauberger nella regimazione dei fiumi, e Schauberger ha cominciato a parlare, ma c'era un atteggiamento ostile, e se andava bene di atteggiamento di sì, lasciamo che questo boscaiolo ci insegni come la scoperta dell'acqua calda. C'era proprio, a un certo punto salta fuori il rettore della facoltà di agraria e in proprio in malo modo gli dice: ma insomma, avanti, ci dica come lei riuscirebbe a regimare i fiumi senza creare danno. Di fronte a questo atteggiamento ha sbottato anche Schauberger e gli ha detto: ma guardate come pisce il cinghiale quando cammina. Risata generale, è saltato fuori Forchheimer, cioè stavano proprio per prenderlo a fischiate, è saltato fuori Forchheimer e ha detto: no, guardate che state attenti, perché il flusso dell'urina del cinghiale al sistema gira a vortice, sì, e si è messo a disegnare, a scrivere sulla lavagna tutte le formule le formule fisiche di idrologia che spiegano il flusso dell'acqua nei fiumi, perché fanno il movimento sinusoidale, perché fanno il vortice. Schauberger disse che non capì niente delle spiegazioni matematiche che dava Forchheimer, però gli altri invece capivano. Lui ha cominciato a parlare con un linguaggio che gli altri potevano capire. E a quel punto, finito la spiegazione di Forchheimer, tutti sono rimasti a bocca aperta e hanno cambiato l'atteggiamento nei confronti di Schauberger. Però, ripeto, è durato finché è vissuto Forchheimer. Una volta morto Forchheimer, purtroppo le cose sono cambiate. Allora, diciamo che è dalle osservazioni della natura, principalmente dell'acqua, che diciamo prendono vita le considerazioni, anche un poco le invenzioni, le scoperte di come funziona la natura di Schauberger. Sì, lui il momento diciamo di grande successo l'ha avuto quando lavorava come tecnico forestale subito dopo la guerra, prima guerra mondiale, dove il padrone aveva 21.000 ettari di foreste, decise di procedere con l'utilizzazione boschiva delle superfici che erano particolarmente lontane sia dalle strade erano particolarmente scomode, per cui dovevano utilizzare per poter sboscare tutto questo legname i cosiddetti scivoli su cui far scorrere il legname e portarli sui fiumi. Il problema era che i vari tecnici che il proprietario aveva sentito gli proponevano delle soluzioni molto costose e quindi non veniva fuori il guadagno, e si propose, o lui chiese a Schauberger, adesso questo non è chiaro, Schauberger propose un tipo di scivoli fatti da lui, progettati da lui, di forma strana, a sezione ovoidale, che facevano anche una torsione, che seguivano l'andamento del torrente leggermente sinusoidale, su cui faceva scorrere dell'acqua che quando raggiungeva una certa temperatura lui faceva uscire, caricava altra acqua a bassa temperatura. E tutta una cosa così, e hanno fatto delle prove, hanno visto che funzionava, perché il problema di questi scivoli è che non puoi fargli prendere troppa velocità i tronchi, perché spaccano tutto. Se poi il tronco arriva alla fine si spacca se ha troppa velocità, per cui deve essere una velocità costante, leggera, non eccessiva, e però non può neanche essere troppo lenta, perché altrimenti gli operai devono andare lì a smuovere il legname e quindi perdono un sacco di tempo per rimettere in funzione questi scivoli. Fece un scivolo lungo 50 km. Alla fine, quando
il padrone fece i conti, scoprì che col sistema di Schauberger le spese erano un dodicesimo di quelle che avrebbe avuto con le altre soluzioni. Successo strepitoso, il ministro delle foreste lo nomina responsabile di tutti i sistemi di sbosco mediante scivoli, cioè proprio un successo strepitoso, e qui cominciano i suoi problemi, cominciano le invidie, i tecnici copiano i suoi scivoli ma non riescono a farli funzionare. Dovevano chiamare ogni volta Schauberger ed era tutto un problema di acqua, che lui glielo spiegava, ma loro: che senso ha l'acqua, che sia calda, che sia fredda, sempre acqua? Invece lui diceva: no, guardate che l'acqua, se è a 4 gradi ha una funzionalità, se è più calda, come diceva mio padre, l'acqua calda, l'acqua è pigra, indolente e non fa funzionare la strumentazione. Ma questa spiegazione, che nasceva dalla pratica, dall'osservazione, chiaramente non soddisfaceva nessuno, perché non dava una spiegazione che loro consideravano valida. Il grande successo di Schauberger in queste cose ha attirato anche l'attenzione in Italia di Mussolini, e ha attirato anche più tardi l'attenzione di Hitler. Naturalmente noi adesso diamo delle suggestioni alle persone che ci stanno ascoltando, ma veramente li invitiamo ne daremo ancora, ma veramente li invitiamo ad andare ad approfondire le scoperte, le invenzioni e soprattutto i concetti filosofici e fisici, naturali fisici che Schauberger aveva fatto suoi dall'osservazione della natura. Quindi Mussolini, Hitler sono interessati alle sue scoperte. Sì, difatti nel 1934, tramite un industriale che conosceva, che fa da intermediario tra Schauberger e Hitler, questo combina un incontro con Hitler, perché era rimasto colpito da questa teoria dell'implosione di Schauberger e ne parla con Hitler, e viene combinato questo incontro. Doveva durare mezz'ora, invece dura 2 ore. Il problema è che insieme con Hitler c'era Max Planck, premio Nobel per la fisica, e dopo c'erano 2 alti funzionari governativi, Kepler e Vilnius. Max Planck a un certo punto se ne va borbottando, che qui fa una frase che detto da lui, che insomma non è da poco, mi ha lasciato di sasso, dice: la natura non ha niente a che fare con la scienza, e se ne va e lascia lì Hitler e gli altri 2. A un certo punto Hitler gli fa una domanda che praticamente decreta la condanna di Schauberger. Gli dice: cosa ne pensa del piano economico-industriale della Germania? Era un piano che prevedeva tutta una serie di interventi sia dal livello agricolo al livello industriale, proprio era globale. E lui gli dice molto tranquillamente che è un disastro. Porterà all'insterilimento, alla perdita della fertilità dei terreni e minerà la salute del popolo tedesco. Puoi immaginare, gli altri 2, cioè, sono rimasti. Per cui adesso, dopo, sono venute fuori 2 versioni di questo incontro. Uno è quello ufficiale, dove dicono che Hitler si è subito accorto che questo era uno che inventava storie non credibili. E un'altra invece è quella di Schauberger, che raccontò quello che vi ho raccontato adesso. Il problema è che gli altri 2 se la legarono al dito, e quando ci fu l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania, non si sa se la Gestapo o le SS, no, lo beccarono subito, lo presero, lo portarono in un ospedale psichiatrico, lo legarono su una lettiga. E sono arrivati i familiari giusto in tempo, grazie all'intermediazione di una aristocratica, una signora dell'alta nobiltà viennese, che ha saputo ed è stata informata di dove si trovava Schauberger.
e i familiari sono arrivati giusto in tempo e gli stavano facendo l'iniezione letale a Schauberger. Sai, questo era il sistema con cui Hitler si liberava dei malati psichiatrici, no? O anche degli oppositori politici. Iniezione letale e via. E così fu salvato. Il problema è che più avanti fu ricattato, fu messo in un campo, gli dissero o lavori con noi o ti mettiamo al muro. Fu portato in un campo di concentramento e qui però detto lui le regole e disse se volete che questi uomini lavorino per voi, con me, dovete dargli un alloggio decente, dovete dargli dei vestiti decenti, un'alimentazione decente. E l'SS lo ascoltarono, effettivamente. Senti, tu hai accennato al fatto che il piano agricolo ed industriale della Germania sarebbe stato un piano fallimentare, secondo Schauberger. Secondo te, qual è la ragione per cui Schauberger esprime questo giudizio? Schauberger era molto affascinato e molto interessato alle teorie di Rudolf Steiner dell'agricoltura biodinamica ed era convinto che la concimazione chimica, dovete pensare che all'epoca era appena nata la concimazione chimica, sembrava il futuro dell'agroindustria, il futuro dell'agricoltura, aumentavano le produzioni, però il problema che aveva sollevato sia Rudolf Steiner disse che questo tipo di agricoltura non darà un'alimentazione per lo spirito dell'uomo, per cui distruggerà la spiritualità dell'uomo. Mentre Schauberger, affiancando Steiner, diceva che minava la fertilità del terreno. E di conseguenza, se un terreno non è più fertile, non può dare un cibo sano. Beh, in effetti le conseguenze le vediamo sotto i nostri occhi al giorno d'oggi. Non è... E, mi sembra che lui avesse anche fatto delle invenzioni, delle creazioni, seguendo dei concetti per la lavorazione del terreno, eccetera, no? Sì, lui seguì la teoria di Rudolf Steiner e fece... brevettò anche, perché lui ha brevettato parecchi i suoi strumenti, le sue macchine all'ufficio brevetti di Vienna, per cui erano macchine che comunque funzionavano, altrimenti non le avrebbero mai brevettate. Aveva fatto degli aratri fatti in modo particolare per evitare, per dargli una torsione al movimento dell'aratro nel terreno, e gli strumenti erano o in bronzo o in rame, perché dovevano essere non alterare la bioelettricità, la chiamava lui, del terreno. E tuttora in Austria, sia in Austria e anche in Germania, ci sono due ditte che producono gli attrezzi da lui brevettati. Senti, proviamo un attimo a parlare un po' così a dare un accenno alle invenzioni che ha fatto Schauberger. Sì, volentieri. Allora, l'invenzione più diffusa, quella che si trova ancora a detta di Iacuzzo in Austria, era una specie di uovo di ceramica, anzi no, non una specie, un uovo di ceramica che conteneva 5 litri d'acqua. Quest'uovo permetteva di mantenere l'acqua come fosse acqua di sorgente, lui diceva. In effetti manteneva la temperatura dell'acqua più bassa che all'esterno e manteneva pure, a detta di Schauberger, e visto il successo vuol dire che efficace lo era, la salute dell'acqua, cioè l'acqua non veniva, non si alterava. Questo prodotto fu diffuso per tutta l'Austria, ne fecero diverse migliaia, diverse decine di migliaia, e Iacuzzo dice che tuttora si trovano in certe case, nelle campagne austriache, si trova ancora questo Elde Wende, una roba del genere, adesso il nome mi sfugge, adesso te lo trovo. Ok, sì, Edelwasser, sì.
E poi ci sono altre invenzioni alle quali accenniamo, oppure così incuriosiamo un po' chi ci ascolta. Sì, ne ha fatte molte altre che facevano impazzire gli ingegneri, perché dicevano, i più onesti dicevano, non riusciamo a capire come, ma le macchine di Schauberger funzionano. Questo per farti capire un po'. Allora, partiamo da quella, diciamo, più fantomatica, del periodo quando lavorava al campo di concentramento. Si sa poco, perché molto è andato distrutto, quasi tutto. Si parla di questa Fliegende Untertasse, che era una specie di macchina volante. Dicono che sia stata sperimentata vicino a Praga nel febbraio del 45 e che in 3 minuti raggiunse un'altezza di 15.000 metri e una velocità orizzontale di 2.200 km all'ora. Il figlio dice, Iacuzzo ha parlato con il figlio in merito e col nipote in merito a questa cosa, lui dice che non è stata costruita nessuna macchina volante. Invece si è quasi certi che, sai che i primi aerei a reazione sono stati fatti dai tedeschi, e il reattore sembra che sia stato copiato, l'ingegnere lo ha copiato dai disegni di Schauberger, questa è la cosa più certa. Poi ci sono altre macchine che non riesco a pronunciare il nome, perché è quel insieme di nomi tedeschi che fanno ammattire noi italiani. È una macchina per produrre aria pulita, una specie di condizionatore antilitera, che però non andava a corrente elettrica, e questa è la cosa curiosa. Dopo, un'altra macchina che serviva a far diventare l'acqua acqua di sorgente, perché lui diceva che l'acqua non può essere purificata con il cloro, non va bene così, perché immettiamo sostanze chimiche, l'acqua di sorgente non ha il cloro dentro, eppure è perfetta. E allora aveva creato questa macchina che, con una serie di turbini, di vortici che immetteva dentro l'acqua, e con un abbassamento che questo provocava nell'acqua di temperatura, perché lui insisteva sull'importanza di lavorare con l'acqua a 4 gradi, che è in quel momento l'acqua alla massima densità, e dice che ed è particolarmente efficace ed efficiente, produceva acqua di sorgente, diceva lui. E dopo ci sono stati le Repulsiner, che sono tuttora, tra l'altro, ecco una bella notizia, nel 2012 il nipote di Schauberger riceve una telefonata dall'America e dice, tutto tipo, dice che suo padre lavorava per la società che aveva chiamato Schauberger negli Stati Uniti, e ha trovato nel suo garage un sacco di macchine con l'indirizzo di Schauberger. Se le volete indietro, perché per me sono un problema, sì. E così sono tornate da Schauberger tutte le sue macchine. E adesso l'Università di Vienna le sta restaurando, le sta mettendo a posto, e c'è l'Airbus, che è la compagnia che produce aerei, che ha chiesto alla famiglia Schauberger di una Repulsiner per studiare un po' questa. L'hanno montata, smontata, messa a posto, messa in funzione, e hanno chiesto alla famiglia di tenerla un altro anno, perché hanno scoperto delle cose molto interessanti. Chissà che venga fuori un aereo con i principi di Schauberger. Una cosa. Praticamente Schauberger aveva proprio una filosofia diversa dalla filosofia che sta utilizzando l'uomo di oggi. Anche per andare sulla Luna noi utilizziamo questo tipo di carburanti, noi usiamo il sistema nelle auto, il sistema con le candele, con la benzina, l'esplosione della benzina. Per quanto riguarda l'energia nucleare, noi abbiamo l'esplosione dell'atomo.
abbiamo questo tipo di filosofia di fondo che tra le altre cose è, mi ricordo bene questo concetto, Schauberger diceva che con questo tipo di energia esplosiva si alzano le temperature del pianeta. Aveva fatto anche delle previsioni su come avrebbero potuto andare le cose nei decenni futuri, e magari qua ti chiederò di dire qualche cosa, ma prima ti chiedo di esprimerti proprio su questo concetto di fondo dell'energia esplosiva utilizzata dall'uomo, che lui in qualche modo condannava profondamente, dicendo anche che il rapporto tra input e output è un rapporto negativo su tutte le fasi e su tutti gli ambienti in cui noi utilizziamo queste forze. Possiamo fare, per dargli ragione, potremmo dire che quando siamo nel mese di agosto, adesso la civiltà umana a metà agosto ha già finito le riserve biologiche, stiamo finendo dopo 8 mesi di utilizzo le riserve biologiche, quindi noi stiamo già cominciando a sfruttare materiali o parti del sistema natura che non possono più essere riprodotte. Ecco. Sì, a leggere gli scritti che faceva Schauberger negli anni 30 riguardo all'agricoltura, riguardo all'ecologia e all'ambiente, io mi immagino il periodo, la gente che lo leggeva all'epoca diceva: questo è matto. Adesso, con tutto quello che sappiamo adesso, dobbiamo dire che aveva perfettamente ragione. La teoria di base di Schauberger è una teoria molto interessante, parte dal concetto che in natura esistono due forze, una forza implosiva e una forza esplosiva. La forza implosiva è quella che fa crescere, che produce, che si amplia, si sviluppa. La forza esplosiva, che è usata meno della natura, cioè è la meno prevalente, per fortuna, è quella che permette alla natura di eliminare le sostanze che non possono più, gli organismi che non possono più svilupparsi, che sono morti. Sì, è quella che utilizza la fermentazione, la putrefazione, tutta la degradazione della sostanza organica, serve a rimettere in circolo la materia. Solo che non è preponderante. E questa, la parte esplosiva, produce calore, produce fuoco, può produrre fuoco, e può produrre sostanze tossiche, ma non nella natura, meno nella natura. La parte implosiva invece produce sostanza ed è silenziosissima. Difatti, quando lui faceva le osservazioni ai tecnici, diceva: guardate le vostre macchine producono rumore, fuoco, calore e sostanze tossiche. Le mie, al massimo, la sostanza di rifiuto che producono è raffreddare un po' l'aria e acqua, che la differenza è notevole. E la cosa nasce anche da banali osservazioni, che però non sono per niente banali. Come fanno gli elettroni a girare intorno al nucleo e non cadere nel nucleo? Dove trovano questa energia? Come fa la Terra a continuare a girare attorno a se stessa da millenni e intorno al Sole da altrettanti millenni, chissà da quanto tempo? Dov'è questa energia? Da dove pesca questa energia? Da dove viene? E queste domande se le poneva lui se le è posto, pensa un po', guardando una trota. Infatti, come Newton ha la mela e nasce tutta la meccanica newtoniana dalla mela che cade, noi potremmo dire, se la legge di gravità, che Schauberger nasce tutto da una trota. Lui, grande osservatore, vede questa trota in un torrente ad altissima velocità, e lei se ne sta tranquilla, ferma, muovendo un po' una pinna, muovendo un po' l'altra, e lui si chiede: ma come fa a resistere a quella corrente lì, ferma? Se poi la spavento,
invece di scappare seguendo la corrente, che sarebbe la cosa più banale, va controcorrente ad una velocità strepitosa. Ma, non vedo lo sforzo, dov'è? E lui, da questa osservazione, che dopo amplia a vastissimi livelli, deduce che c'è una forza che l'uomo purtroppo non conosce, e che è quella, perché l'uomo si è sviluppato per quella esplosiva, c'è una forza implosiva che è quella che fa crescere un albero, che fa crescere una pianta, che fa ampliare una foresta, e tutte le sue macchine utilizzano questa forza implosiva. Bene, guarda Gian Pietro, adesso siamo un po' in chiusura. Io comunque ti ringrazio delle bellissime delucidazioni, dei molti riferimenti che hai portato. Non so se ti preme di dire ancora qualcosa che a me non è venuto in mente di chiederti. Lui ha avuto anche un periodo in America a cui avevi accennato, ma anche questo è stato, secondo me, un periodo in cui l'America di quel tempo ha cercato di sfruttare, secondo l'economia vigente di quel tempo, le scoperte di Schoberger, invece che cercare di capirle e cercare di avviare un'industrializzazione, un qualche cosa di diverso. Infatti la collaborazione con la società americana che lo aveva, che gli aveva fatto firmare il contratto, durò pochissimo, perché venne meno agli accordi che erano stati presi con Schauberger. Schauberger voleva che tutte le sue scoperte, che tutte le utilizzazioni delle sue scoperte non venissero utilizzate per scopi bellici, e che fossero a vantaggio della popolazione. Quando scoprì che non era così, non collaborò più. Purtroppo lo ingannarono, gli fecero firmare un contratto che lui non sapeva neanche il testo, perché era tutto in inglese. Lui ha chiesto una traduzione in tedesco, non gliel'hanno data, e gli hanno detto: o firmi o noi non ti lasciamo più andare via. Lui voleva tornare assolutamente a casa in Austria, e ha firmato, dopo ha scoperto che era un contratto di quelli terribili, che diceva che tutto quello che aveva scritto, tutto quello che aveva prodotto era di proprietà di questa società, e che anche quello che avrebbe prodotto in futuro era di proprietà della società. Infatti lui era distrutto quando è arrivato a casa, ha detto al figlio: non ho più niente di mio, neanche la testa. E difatti dopo morì di lì a poco, qualche giorno dopo. Io vorrei solo, se ho ancora tempo, dire le cose, perché Schauberger di fatto è stato riscoperto negli ultimi, dal 2000, metà del 1995, e sono state fatte soprattutto in Austria, Germania e Svezia diverse cose utilizzando le sue teorie. Dalla sistemazione dei fiumi, che gli hanno ridato il percorso sinusoidale, e questo ha aumentato la formazione dei vortici, che erano fondamentali per la rivitalizzazione dell'acqua, ed è tornato un sacco di fauna ittica. Cioè, la gente si è accorta. Alle flow forms, che sono state utilizzate soprattutto nelle aziende biodinamiche, per la depurazione delle acque, e queste flauforma sono delle, puoi immaginare, dei catini fatti un po' a otto, all'emniscata. L'acqua entra su questi catini, fa un giro a otto, quindi crea come dei vortici superficiali, e esce e cade a cascatella su un altro catino identico, e così con sette ricadute, sette salti, e alla fine l'acqua è nettamente più pulita che all'entrata. C'è questo processo di ossidazione, di purificazione, di ossigenazione. Poi ci sono le macchine che sono ritornate, che ho già detto prima,
Un'altra cosa molto interessante sono la turbina girante, questa mi sono dimenticato di dire, questa è fantastica. Lui era particolarmente contrario, prima hai accennato all'energia atomica. Lui, guarda, ne ha dette di tutti i colori sull'energia atomica. Lui diceva, voi non vi rendete conto di come state minando la salute del pianeta. E proponeva, al posto anche delle dighe, delle centrali idroelettriche, che diceva che erano disastrose come per gli spazi, perché dicevano che devitalizzavano completamente l'acqua, propose una turbina girante che veniva messa a fianco del fiume, veniva fatta un canale che portava parte dell'acqua di questo fiume dentro questa turbina girante e poi usciva. Questa turbina girante permetteva anche ai pesci di entrare, non danneggiava i pesci. Fantastica. C'è stato in Germania l'architetto Zottletterer che ne ha fatto una. È stato un successo strepitoso. Adesso ce ne sono una trentina in Austria, in Germania e in Ungheria di queste turbine giranti. E tanto per dirti un po' di numeri, giusto per visto l'importanza che hanno i numeri nella nostra società, questo qui nel 2011-2012 ha venduto 50.000 kilowatt all'Austria di energia. Pensando che l'Austria paga 43 centesimi a kilowatt questa energia, lui in tre anni si è pagato il costo di questa turbina e il resto sono tutti guadagnati. Quindi si stanno realizzando le invenzioni di Schauberger, per fortuna. In Italia non è stato pubblicato neanche un libro, per cui se si vuole sapere qualcosa bisogna comprare libri in tedesco o in inglese. Allora, noi adesso siamo in chiusura. Grazie molte Gian Pietro per quanto ci hai partecipato e speriamo di aver attivato l'interesse e la curiosità di quanto ci hanno ascoltato e soprattutto comunque da un punto di vista profondo filosofico di base. Che è questo secondo me, l'essere umano nasce in un ambiente che è favorevole al suo sviluppo, alla sua crescita, sia materiale che spirituale, perché semplicemente grazie all'osservazione di ciò che è intorno a lui, dei processi naturali, dell'acqua, dell'aria, delle piante, dei fiori, della frutta, di come magari sarà argomento di un'altra trasmissione, di come le piante abbiano sistemi di comunicazione tra di loro, di come quindi l'essere umano nasce e può svilupparsi in un ambiente estremamente amorevole e intelligente attorno a sé. Penso che dobbiamo fare molti sforzi, sviluppare e impegnarci a sviluppare molta conoscenza per riprendere questi sentieri. Con un abbraccio, io e Gian Pietro vi salutiamo e ritorniamo la linea a Massimo Bonella. A voi tutti, un buonasera. Bene, riprendiamo qui dallo studio dei Pianeta Oggi TV in Venezia. Ringrazio Albiano Appi, collegato via Skype da Pordenone, con un ospite che avete sentito molto importante, con Gian Pietro, che ci ha raccontato delle cose che le sentiamo, non dico poche volte, diciamo mai nelle altre emittenti. Ecco, giusto approfondire questi aspetti molto importanti, anzi speriamo di ritornarci ancora su questi argomenti. Ed ora chiudiamo con una breve panoramica per quanto riguarda le ultime notizie. Avete sentito infatti durante la trasmissione che avevamo un attimo aperto una parentesi, perché c'è stata una novità sul
caso Ilaria Alpi, il GIP dispone nuove indagini. Ecco, riprendiamo questa notizia, noi l'avevamo vista lanciata subito sul televideo, la fonte era quella. Ecco, vediamo di fare un po' una sintesi. Il GIP di Roma ha disposto nuove indagini in relazione all'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, respinta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Roma. Ma il giudice ha concesso altri 180 giorni per la prosecuzione degli accertamenti. Speriamo che veramente possa emergere la verità su questo caso, su questo gravissimo caso che ha fatto parlare mezzo mondo. Veniamo ora ad un'altra notizia. Riprendiamo un po' il discorso Francia-Macron. C'è stato ieri l'incontro anche con Conte. Ecco che con il premier italiano siamo confrontati, dice Macron, ci siamo confrontati su questioni di attualità Eurozona e migranti. Non abbiamo parlato di politica italiana, lo precisa il presidente francese Macron in conferenza stampa a Roma a proposito dell'incontro privato di ieri sera. A chiederlo è stato lo stesso Conte, spiega. Macron assicura che la Francia accoglierà parte dei migranti che sono a bordo della Lifeline. Nessuno può dire che la Francia è egoista, afferma. Poi ribadisce: in Italia sbarchi diminuiti, non c'è una crisi migratoria. Vediamo, la regia mi dà una comunicazione che praticamente abbiamo pochi minuti. Allora, rapidamente sono 19:51 perché avremo anche altre notizie. Dunque, c'è un allarme che ci proviene da un noto ambientalista europarlamentare, Andrea Zanoni, perché denuncia una moria delle api in Veneto. Le analisi evidenziano la presenza di ben 5 sostanze chimiche derivanti dai pesticidi. Sappiamo quanto utili sono le api. Ed ora ci spostiamo perché dovremmo avere ancora una notizia a carattere locale ma interessante. Come sapete, noi siamo presenti con l'altro settimanale Pianeta Oggi Report in tutta la bassa Toscana, non solo, gran parte del centro Italia, e in modo particolare verso, diciamo, la parte sud della Toscana, parte della regione dell'Umbria tramite Telidea, il canale 190 regionale. Ecco, c'è una notizia che ci proviene da Radicofani, da San Casciano dei Bagni, località che molti di voi sicuramente conoscono perché sono note a livello proprio nazionale, e qui abbiamo il consorzio di bonifica che dice: gli interventi, parla degli interventi fatti a Radicofani e San Casciano dei Bagni. Dunque, il consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore ha effettuato di recente interventi di sistemazione idraulica con la pulizia dell'alveo e delle sponde in diverse aree idrauliche, comprese quelle di Radicofani e San Casciano dei Bagni. Lo annuncia Fabio Marco, Fabbri, subcommissario straordinario. Semplicemente abbiamo fatto il nostro dovere, dichiara, ma è giusto informare i cittadini che stiamo lavorando per prevenire le emergenze e ovviamente per risolvere i problemi. A Radicofani i lavori hanno riguardato il fosso Galichino, gli affluenti del Paglia, il fosso Butone, il fosso Rigo. A San Casciano dei Bagni, intervenuti nel fosso San Casciano nel torrente Elbella, nel fosso Rigo e nel fosso Sorla. In questo caso c'è stato un intervento puntuale e urgente a seguito delle piogge dello scorso 8 maggio. Il consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, osserva il sindaco di Radicofani Francesco Fabrizi, sta facendo un egregio lavoro. Credo che sia giusto ringraziare tutti gli attuali vertici e tutti i lavoratori per i risultati raggiunti. Si aggiunge agli apprezzamenti il sindaco di San Casciano dei Bagni, Paolo Morelli. Dunque, 19:53, con questa ultima notizia a carattere locale, termina qui il nostro approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Vi ricordo domani alle ore 19:45 il notiziario di Stereo.
oggi e a seguire alle ore 22 Osservatorio Antimafia. Dunque rimanete sintonizzati con noi, Radio Saius TV e la vostra linea diretta con l'informazione. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.